Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Oggi vi parlerò un po' di un fenomeno che molti fraintendono o che si dà per assodato come un difetto del cane. Il mito del cane dominante. Parliamone un attimo di sto cane dominante. Innanzitutto il cane dominante non esiste. Diciamo più che altro che la dominanza è uno stato transitorio e soprattutto è uno stato, io definisco, uso un po' i termini miei, è uno stato sociale, uno stato sociale. Cosa significa uno stato sociale? Significa che il cane è dominante in base a chi ha davanti. Esistono cani più propensi a essere dominanti, che sono meno domabili, se fossero dei cavalli diremmo meno domabili. Però la dominanza non è uno stato, come dire, il mio cane è un pastore australiano, il mio cane è un pastore tedesco, il mio cane è così, il mio cane è grosso, il mio cane è piccolo, il mio cane è dominante, quindi tu hai sbagliato qualcosa nello stabilire la gerarchia tra te e il tuo cane, se il tuo cane è dominante. La dominanza la si fa passare. Lasciamo perdere i cani che vivono per strada, che devono cavarsela con i loro mezzi. Trascurando questo caso, passa un aereo. Intanto qua c'è... lui è felice così. La questione è questa, il cane dominante non esiste, è solo una questione mentale. Nel momento in cui voi siete l'elemento dominante, diciamo, del vostro gruppo, branco o famiglia, il cane sarà automaticamente sottomesso, quindi è un rapporto sociale. Il cane può essere dominante con gli altri cani, può essere dominante con le persone, con alcune persone, con alcune no. Non è una cosa che fa parte della caratteristica genetica del determinato cane. La dominanza è uno stato transitorio. Io spesso sento dire ai proprietari di cani, ma lui non mi ascolta perché è dominante. È un po' come dire, ma sai, lui non corre perché è grasso. Può dimagrire, poi può correre, ok? Non è una roba del cane che è così, punto. Si può rimediare. Io so che la cultura cinofila non è un qualcosa a cui si ha accesso così facilmente. Io stesso sono approdato alle mie conoscenze, diciamo, in maniera casuale, ma sempre perché ho sempre avuto cani e poi un giorno ho deciso di informarmi su come fare, come ottenere determinate cose, mi si è aperto un mondo. Spero di esservi stato d'aiuto ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ciao!